100 anni fa furono consegnate le prime stelle al merito. In contemporanea con il Quirinale, cerimonie in tutta Italia. Oggi in Molise 4 gli insigniti, 3 dal prefetto Michela Lattarulo alla sala della Costituzione della provincia a Campobasso, 1 Pietro Russo del capoluogo dipendente di e-distribuzione, sorteggiato, ricevuto l'onorificenza invece direttamente dal capo dello Stato. Il lavoro è nobilitazione, oggi premiamo chi ha adesso dedicato 40 anni della propria vita con dedizione e serietà, ha detto il prefetto, che ha annunciato la stipula di un protocollo d'intesa a gennaio per rafforzare l'impegno delle istituzioni contro il caporalato. Lo Stato vuole riconoscere proprio l'impegno di coloro che attraverso il lavoro hanno contribuito al progresso economico e sociale del Paese. Si vuole anche trasmettere un messaggio più giovani, affinché trovino nel lavoro una loro dimensione individuale ed umana. E questo richiama le istituzioni ad svolgere un'azione condivisa, sinergica, proprio per creare le condizioni per un miglioramento di questa situazione e dare la possibilità a tutti di integrarsi anche dal punto di vista lavorativo. Insignita della Stella al Merito del Lavoro Adriana Pisani di Venafro, per 41 anni dipendente delle Poste. Bisogna essere tenaci, dinamici, perché soprattutto il mondo di adesso è dinamico, e di fare delle scelte oculate in base alle proprie attitudini. Questo riconoscimento lo dedico soprattutto a mio figlio, che mi è stato sempre molto vicino. Orgoglioso di ricevere il riconoscimento, Pasqualino Albanese di Spinete, anch'egli da 41 anni nell'impresa IMOS. Un legame di cui vado fiero, ha ribadito. Bisogna essere costanti e responsabili in quello che si fa, soprattutto nel mondo lavorativo, che non è una passeggiata, perché deve essere un connubio tra l'azienda, altri collaboratori, collaboratori sia esterni che interni dell'azienda, e essere sempre sinceri e onesti con tutti quanti. Poi quando è il cuore che detta queste cose qua, è tutta una cosa bella, viene ben fatto. Commosso Saverio Fanelli di Termoli, 39 anni, in Enel Produzione di Larino. Bisogna dare il massimo di quello che le proprie capacità, anzi a volte andare anche oltre e dare il massimo impegno. Chi dedica tutto questo? Ai miei genitori e alla mia famiglia. I miei genitori innanzitutto, che mi hanno dato dei valori giusti per approntare la vita. Quindi questo, nient'altro. Grazie.